È la prima delle snobbate per la corsa agli Oscar, parole testuali, ma non c'è dubbio sul fatto che Jennifer Aniston sia stata tutt'altro che messa in ombra dalla mancata nomination alla statuetta per il suo ruolo nel film Cake. Bella, simpatica e autoironica, Jennifer continua infatti a dimostrarsi una delle beniamine del pubblico e non smette di emozionare e commuovere i suoi fan non solo sul grande schermo ma anche nella vita di tutti i giorni. Intervistata dall'Hollywood Reporter, che le ha dedicato la cover del numero del 30 gennaio, l'attrice ha infatti confessato di aver sofferto molto da piccola a causa della dislessia da cui ha scoperto di essere affetta solo a 20 anni. L'unica ragione per cui l'ho scoperto, ha confessato Jennifer, fu perché andai da un oculista per mettermi gli occhiali. Ho indossato questi occhiali giganti con una lente blu e una rossa e ho dovuto leggere un paragrafo. Mi hanno fatto poi 10 domande basate su quello che avevo appena letto e ho risposto bene solo a 3 quesiti. Quindi mi hanno messo un computer sugli occhi per vedere dove andava il mio sguardo quando leggevo. I miei occhi saltavano 4 parole e tornavano indietro di 2 e avevo anche un occhio pigro, una sorta di strabismo che nelle foto devono sempre correggere. La Aniston ha confessato che la scoperta di essere dislessica le ha cambiato la vita. Fino ad allora ho pensato di non essere intelligente, ha ammesso, non imparavo nulla. Una volta capito tutto, è come se tutti i miei problemi di infanzia e tutte le tragedie avessero finalmente un senso.